Amici telespettatori, siamo in questa location incantevole che stasera accoglie una risorsa aggiunta di questo territorio, una serata dedicata alla solidarietà. Siamo con una bandiera del Napoli, Gennaro Iezzo, ce l'hai sempre nel tuo cuore questa squadra. Allora Gennaro, questo momento solidale che rilancia il nostro territorio, al quale tu sei molto affezionato. Ma sicuramente Castellammare vive comunque un momento di difficoltà, questo fa capire che anche in questi momenti c'è chi pensa a chi sta peggio di noi, perché i problemi del lavoro, i problemi dei giovani, della malavita, questi li conosciamo e ci sono da tempo, però la maggior parte poi la gente si dimentica chi sta realmente peggio di noi, e questo è proprio un momento per dimostrare che noi, principalmente Fabio che ha organizzato questa sera questo evento, è vicino a chi sta peggio. Ecco, questa attitudine di voi campioni originari di questa terra a dare la vostra immagine, la vostra creatività, la vostra propositività in nome della beneficenza. Ma la maggior parte della gente dipinge i giocatori come i viziati, come persone che pensano soltanto al denaro, però questo dimostra che comunque ci abbiamo un cuore come tutti quanti gli altri, e se possiamo fare qualcosa lo facciamo sempre con tutto il cuore. Ed ora dalla solidarietà al momento del calcio parlato, noi facciamo un teletalk su Antenna 3 che si chiama Beside Show, dove ci occupiamo di Nocerina, Juve Stabia e Napoli. Allora innanzitutto una tua opinione su queste matricole campane. Ma partiamo dalla Juve Stabia, sì. Diciamo che all'inizio ero un po' titubante sulle prestazioni della Juve Stabia, diciamo che io vedevo in campo un po' di paura dei ragazzi da affrontare magari squadre di un certo spessore, perché la maggior parte dei ragazzi erano tutti esordienti. Poi hanno capito come l'andazzo in Serie B, e bisogna correre, bisogna applicarsi, e tutto diventa più facile. Poi gli ultimi risultati della Juve Stabia l'hanno dimostrato, ragazzi che sono ritornati un'altra volta, quelli là dell'anno scorso, e si può far bene anche in Serie B. Due squadre della campagna acquisti diversi, la Juve Stabia che ha cambiato in tanti elementi il suo organico, invece la Nocerina ha mantenuto inalterato l'organico vincente della Lega Pro, ed ora con qualche puntello si prepara a ben figurare in questo prosieguo di campionato. Ma sì, la Juve Stabia ha fatto un po' di cambiamenti e sicuramente servono, perché gente di esperienza, gente di categoria servono sempre. La Nocerina ha cambiato poco, però è, diciamo che rispetto alla Juve Stabia è una squadra che più fisica, una squadra che ha fatto della corsa la sua forza l'anno scorso, se la sta portando ancora oggi avanti, perché Autiere è uno che fa correre le squadre, e questo in Serie B va benissimo. Senti, un tuo pensiero su quelli che rappresentano il momento culminante nella difesa di una squadra, i portieri. Ecco, Gori, Colombi, Seculin, cosa pensi di questi giocatori? Ma Gori è un ragazzo che comunque sta iniziando a giocare in B da quest'anno, credo, se non mi sbaglio, e si sta comportando bene, perché poi non dimentichiamo, dietro ai risultati di qualsiasi squadra, forte che sia, c'è sempre il portiere che ti dà sempre una mano. Per quanto riguarda Seculin e Colombi, sono due giovani di grandissimo spessore, sicuramente avranno un futuro roseo davanti. Io parlo più di Colombi perché ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso, e per me potrebbe diventare uno dei produttori più bravi in Italia. Noi andiamo in onda a pochi giorni dal countdown verso la Signora del Calcio, questa Juventus che è attesa al San Paolo. Ma sappiamo la rivalità che c'è tra Napoli e Juventus, tra napoletani e juventini. È sempre stato un big match da tantissimi anni. Sarà sicuramente un grandissimo spettacolo. La Juve sta dimostrando di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come lo è il Napoli. Però sicuramente non troverà vita facile al San Paolo. E chiudiamo, Gennaro, con un plauso agli organizzatori di questa serata. Ritorniamo nel format specifico che è la solidarietà. Stasera un connubio tra esperienze professionali, mediatiche, culturali, politiche, che si ritrovano qui in quest'oasi incantevole per brindare alla solidarietà. Ma come ho detto prima, onore a Fabio che ha organizzato questa manifestazione, riunendo anche tantissimi, come dicevi tu, politici, culturali, e tantissime persone che comunque tengono a questa alla solidarietà. Credo che questo sicuramente sia una cosa bellissima che bisognerebbe farle, non farne uno ogni tanto, ma farne più spesso di manifestazioni del genere.
Fabio Quagliarella, un sogno che diventa realtà nella tua Castellammare, questa notte dedicata alla solidarietà con dei fermenti prosociali importanti. Ecco, è un tuo intento quello di valorizzare queste eccellenze del tuo territorio? No, quello sicuramente, poter fare una serata a scopo benefico nella mia città mi rende orgoglioso e fiero della mia città, quindi ringrazio tutti per aver accettato il mio invito e ringrazio soprattutto Marina Di Stabbe che mi ha dato a disposizione tutta la struttura. Quindi. D'altronde tu questo feeling lo manifesti anche quando vai a trovare gli amici della Juve Stabia, spesso e volentieri sei loro vicino. Ah no, io sempre, appena posso, non posso mancare allo stadio e dare il mio supporto alla squadra, quindi la seguo sempre anche se sono lontano. Quindi. Senti, cogliamo l'occasione di questa tua presenza per una tua opinione su questo momento di queste matricole campane, la Juve Stabia, la Nocerina. Ottimi momenti, speriamo che mantengano così fino alla fine. Concludiamo con un commento su questa serata che raccoglie un po' le espressioni sociali di Castellammare di Stabia. No, il commento è quello, speriamo che questa sera questa beneficenza che ci saranno diciamo così parecchi soldi per poter dare poi a tutte le onlus di queste 2-3 onlus di Castellammare per aiutare chi è meno fortunato di noi. Lo scopo è quello, speriamo di strappare qualche sorriso a qualcuno meno fortunato di noi. A poi. Quando la musica si incontra con la solidarietà, ed ecco un interprete del popolo leggero, Rosario Miraggio, che vuole stare vicino a questa causa nobile, qui in questo incanto di Marina di Stabia. Allora, benvenuto con il tuo sound. Benvenuti, grazie per il benvenuto. Io sono felicissimo di essere qui e onorato. Comunque, quando si fa beneficenza io vengo con piacere. E anzi, ben vengano queste iniziative, sperando che se ne facciano veramente tante. È importante il mondo dello sport con Fabio Quagliarella, poi tanti artisti. Ecco, la cultura e lo spettacolo che si avvicina alla solidarietà. È certo, ma questa fortunatamente è una cosa che capita spesso e devo dire che oggi come oggi se ne fanno tante, almeno io ne faccio tante di queste cose e sono contento che comunque la gente non dimentica tutto ciò che li circonda, cioè non solo le cose belle ma anche purtroppo le cose che brutte, ecco. Che però vengono alleviate con lo sport, con la musica e soprattutto con il sorriso. Quando c'è la solidarietà, Guido Lembo è in prima fila perché tu credi nel valore nobile di questa serata. Sì. Devo dire anche l'impressione che ho avuto, no? Arrivando qua, prima cosa lo scenario che sta fuori a questa porta è di una bellezza unica questa struttura. E poi la serata secondo me sarà qualcosa di sconvolgente. C'è l'orchestra che sta qua, sono bravissimi. E poi ci sta Fabio. Sì, quando è entrato tu l'hai accolto con un abbraccio perché è un tuo caro amico e poi dobbiamo dire che lui è un grande tifoso della nostra Juve Stabia. E tu sei il testimone. Io che so, però mi stavo facendo soffrire quest'anno, mannaggia. Ieri ero convinto che vincesse, giuro, vedendo la partita. Poi mi sono intossicato perché è finita come è finita. Però ritornando alla serata di stasera, meno male che ci stanno persone come Fabio, come lo stesso Cannavaro, Ciro Ferrara, che sono persone che si danno per questi scopi di beneficenza. Io ho avuto, tu sai, che ho avuto un cancro 5 anni fa e da allora la mia vita è cambiata da così a così, veramente, nel senso che anch'io cerco il mio piccolo. Senti, però adesso passiamo dalla solidarietà alle nostre vespe, all'amata Juve Stabia, ma con questo inno a che punto siamo? Stiamo facendo, deve essere una sorpresa grande, perché cioè già me lo immagino quando starò al centrocampo con il microfono e si sentirà questa canzone. Ultima notazione su questa serata, il mondo dello sport, il mondo della musica e dello spettacolo unite insieme per la beneficenza, è bello. Bellissimo, l'ho detto, quando ci stanno questi personaggi che sono così, Fabio Nuvagliuna, soltanto che non è stato capito quanto è rigore. Secondo me è stata una perdita perché quando giocavo nel Napoli, per me era l'alfiere, perché
l'elemento di classe proprio napoletano doc che giocava nel Napoli. L'ultima dedica di Guido Lembo a tutti i bambini che vogliamo far sorridere attraverso questo momento di questa serata. Ma io spero veramente che questa serata serva proprio allo scopo, a far sorridere i bambini, chi sono bambini qua, chi sono grossi, però veramente io penso che la serata è adatta. Allora, do un saluto a Star TV, do un saluto a te che ti conosco quando fa ragione ero piccolini, si una persecuzione continua. Ciao, vabbè, ciao.